Allora, innanzitutto, quanto è servita la vostra amicizia per costruire i due personaggi delle otto montagne? Comincia Luca. Ecco, beh, è stato sicuramente un grande aiuto, un grande punto di partenza. Io dico sempre che abbiamo usato la nostra amicizia per fare da filtro a quest'altra amicizia. Beh, è bello, di solito uno comincia un film con una persona, come noi quando ci siamo incontrati la prima volta, su Non essere cattivo, non ci conoscevamo, poi dopo non ci siamo più staccati. Però ecco, partivamo già da 5, 8 su 10, 5 ho detto poco, scusa, però Cinque, perché come tu ti mi hai detto permetti? sfruttato, capito? Passiamo la parola a lui, Ah, perché è più lucido. sfruttare non ti Hai piaceva, hai detto ragione. sfruttare l'amicizia, ci sono rimasto male, capito? Allora ho detto 5. E devo dire che è stato un regalo enorme. Da una parte, appunto, c'è una partenza avvantaggiata su una linea emotiva, dall'altra parte bisogna stare attenti a non confondere la propria amicizia con quella dei personaggi, che è diversa, che ha altre caratteristiche, però la scoperta dell'amicizia tra Pietro e Bruno è stata una delle cose più emozionanti di questo film, perché è legata alla visione di Paolo, alla visione di Charlotte e Felix e alla relazione con i luoghi che ci hanno dato la possibilità di vedere tutte queste cose da altri punti di vista, sotto altre sfaccettature, e adeguarsi a quei luoghi, al freddo, al caldo, al prato piuttosto che alla neve, è stata una cosa che ha lavorato tantissimo nella relazione tra questi due esseri umani, è stato molto bello. Cosa avete imparato dalle otto montagne? Cosa avete portato via come esperienza personale? Luca si è portato via dei giacchetti da neve, che io lo so già. Prego, prego. No, no, no. Ci siamo portati via, ci siamo portati via la, adesso mi sento di dirlo, una nuova fase della nostra amicizia, bella, rinfrescata, rinvigorita da questa esperienza enorme, che sto dicendo per me è come fosse è come fosse l'inizio di un'altra fase della mia vita artistica, che non so quanto durerà ancora, ma insomma è proprio come se avessi messo un punto e ricominciato qualcosa vedendo il lavoro in un'altra maniera. E poi mi sono portato via questa conoscenza nuova della montagna e soprattutto mi sono portato via dei nuovi amici, che sono stati una parte fondamentale di tutto questo viaggio, da Charlotte Felix a Paolo, ma anche a tutte le persone che ci hanno aiutato lì, sul luogo, e in particolare penso ad Alex Sassella, che è stato il mio coach per il dialetto, che è stato fondamentale, che è il papà di Cristiano, quello che interpreta Bruno da bambino. Insomma, è tutto uno squadrone meraviglioso di gente che si è mossa insieme in un ambiente molto sereno e molto felice. Beh, tanto, tutto quello che ha detto Alessandro, sì, nuovi amici, nuove amicizie forti, importanti come con Felix e Charlotte, con Paolo, con le altre persone che erano lì, mi ricordo tanti momenti passati assieme, fuori dal set, con tutte le persone che abitavano i luoghi dove eravamo e che erano grandi amici di Paolo e che sono diventati anche amici nostri. E poi sicuramente la scoperta di questo pianeta nuovo che è la montagna, che non conoscevo prima, e che ora è sempre qui. Prima volta che avete letto il libro, cosa avete pensato? Wow! Io mi ricordo che ero davanti al mare quando l'ho letto, che è una cosa completamente assurda. Ero davanti al mare e ho finito questo libro e ho detto ok, meraviglioso. Vediamo cosa posso fare. Beh, a me è successa una cosa curiosa che ti dico in maniera molto così veloce, è che quando io ho conosciuto la mia compagna, mi ha detto due cose: la prima, sei simpatico, e la seconda, devi assolutamente leggere un libro, si chiama Le Otto Montagne, e questo in tempi non sospetti, quasi appunto 5 anni fa. E dopo quella cosa io cominciai a capire se qualcuno aveva già comprato i diritti di questo libro, l'aveva già comprato di Wildside, e mi dissero: guarda, purtroppo lo fa un regista straniero, quindi non lo faranno in Italia. Io dissi: che cazzo, ma perché? Ma guarda, questa è roba, no, cioè, fatta Paolo, è un film italiano, no, ce lo rubano. E il caso ha voluto che dopo 4 anni è successo che mi hanno chiamato per fare il provino per il film, quindi insomma per me è anche una parte importante della mia vita, ecco, è stato bello, è un libro incredibile. Fantastico, tipo Serendipity, grazie mille.